Oddio! Ok ragazzi, siamo sempre qui alla cittadella, abbiamo appena finito la gara della Rocca Cortex, adesso ve lo faccio vedere il podio, mi sono dimenticato, cioè, ho fermato l'episodio prima che ci fosse il podio, ovviamente Coco e Pura al secondo e al terzo posto, vedete loro due che vi ha rotto le palle per tutti e due tentativi che ho fatto per vincere la pista. Allora, vedo che si è sbloccata quella che penso sia uno dei simili tanto di Cortex, ok. Allora, intanto qui vedo che si è sbloccata via aria calda, giusto? Sì, via aria calda. Speriamo che abbia meno curve, se ha più curve che siano tipo non a gomito, spigolo, tipo proprio, perché proprio quelle lì le odio a morte, avete visto quante difficoltà ho avuto nelle prime due piste, quindi cioè non è che avete capito che anche se non avete visto Castelli Toccato avete capito che io con le curve a gomito non vado d'accordo. Avete capito che a me quelle curva spigolo, non è curva, è curva spigolo, proprio quelle le odio a morte. Allora, via aria calda, andiamo a vedere com'è fatta, che questa pista, che sono tutte lunghe queste qua. Ok, penso che questa sia la pista del boss, da quanto vedo. Piena di dirigibili e cose, e altri topi, sono tornati i topi. Penso che questa sia la pista del boss, penso che sia bella lunga anche questa. Questa mi ricorda le fumi da come è fatta. Cioè, da come vedo già un primo impatto. Oddio. Allora, oh, questa qui ha delle curve fatte meglio. Mio Dio, queste sì che sono curve. Queste sono le curve che mi piacciono. È tipo tutti i fulmini, le piante lì, le curve hanno fatte così. Solamente che lì c'era meno tempo bello. Qui c'è tempo bello invece, c'è ben tempo. Dove devo andare adesso? Cazzo, è una scorciatoia. È una scorciatoia, vabbè, allora avete capito. Mio Dio. Ok, le curve sono belle, però Dio santo. Dio mio. Oh. Mio Dio ragazzi, non me l'aspettavo quella. Oddio, Dio, Dio, Dio. Ah! No! Non mi dire che è il mio razzo, cioè perché sono una cretina, se no. Adesso è... Basta tirarmi le bombe, sto sapendo è perché questi dannati che mi tirano le bombe. Cuba gomito cazzo! Cioè no, cuba a tipo, cuba. Ovviamente la parte la botta. È sembra di. Sembrava. Boh, sta pista mi piace, devo dire, sta pista molto bella veramente, questa mi piace. Come al solito ragazzi, vi dico sempre, negli ultimi 7 episodi non l'ho detto, ma se vedete che ci sono delle differenze tra queste piste rifatte e quelle originali, ditemelo così possiamo fare a fine delle differenze mentre poi andremo a fare le prove, mentre faremo, quando rifaremo le prove a tempo, va fa bene, o prima, adesso abbiamo superato i 35. Te lo vedi. Tante belle curve però, queste sono già delle curve che mi piacciono. Curva U! Cacchio, se finivo giù, se finivo giù oltre la recinzione è un genio del male proprio, del male contro me stessa. C'ho Cortex, cioè adesso io contro Cortex ragazzi, mi tira la... Io contro Cortex e poi raga, rifacciamo. Vai! Vai, ho preso la scottata! No! Mio Dio, cosa stavo facendo? Cosa stavo facendo? Cosa stavo facendo? Mio Dio, cosa stavo prendendo, ragazzi? Cosa stavo prendendo? Sto prendendo un pezzo assurdo. Eh sì, vabbè, fisco. Dio, che cazzo mi è stato di nuovo fuori l'acqua. Quante pozioni, tutte queste mi sa che le ho prese tutte io. Come ho fatto a non prenderle? Eh no, no, mi sa che sono... Vaffanculo.
Mi sa che queste cose qui le ho pensate tutte io, sono un genio del male, veramente, un genio del male contro me stesso. Sarai nel corso che ce l'ha con me, io non ho idea, non lo so, perché sì, certo. Certo, ci ho fatto un salto all'indietro. Sì, vabbè, da prima sono passata a quinta, non ho idea da fare, ragazzi, cioè, è destino che queste piste devo rifare due volte. Dai, comunque ero partita bene con questa pista, comunque ero partita bene, già mi dava della possibilità, della positività questa pista. I topi non mi danno positività, però le curve di questa pista, cioè, è bella, è bella. L'atmosfera che c'è, tipo, di crepuscolo, tipo, è bella, mi rilassa, peccato che ci siano questi infami. Cioè, mi piace proprio com'è l'atmosfera, Dio santo, basta, 6 anni di odio a morte. Cazzo, se la scocciatoia l'ho mancata. Vai! È tipo crunch questo gioco di Gondile, vi ricordate il crunch Bandicoot? In crescito carta che lui diceva. Vai! Addio! Sono cascata io, sto con mia colpa! Bella Licea! Una carta con gli gemmi che spari qui sopra. Uva u! Questi, ciao! Devo capire come prenderà quella curva lui, eh! Ma solito questi sono tutti! Mio dio ragazzi! Come la cavo col boss dopo, Dio santo, se faccio queste cose da panico! Faccio delle mosse da panico! L'ha presa lui la bomba, cazzo di me. Ok, di nuovo io contro Cortex, no, stavolta vedo, evito di cadere. Siamo al secondo giro, giusto? Sì. Quindi ho due giri per arrivare prima. Manovra da panico! Fuochi d'artificio! Dingo Dile. Ultimo giro. Zitti. Zitti perché cosa è che sono in fame, lo so. Io lo so perché mi tira la bomba fra poco. Un gazzo. Zitti. Cioè, le copie di questa vita sono belle, ma mi fregano. Mio Dio, mi ha salvato il dirigibile. Mio Dio ragazzi, dopo devo evitare di farmi fregare così dalle curve dopo col boss, eh. Che poi il boss non mi ricordo neanche come si chiama. Vabbè. Piangi Cortex infame, piangi, offenditi, dico dai, sì, offendetevi, è fatto sclerare.
l'ultima pista, quarta pista del mondo dell'aria, scusate. Ho timoxide giallo, tanto che avevo un nuovo colore. Andiamo a vedere. L'ultima pista di oggi della. L'ultima pista della cosa è. Stazione Oxide! Ah, stazione Oxide, quindi abbiamo. Questa dovrebbe essere la pista di Oxide, quindi abbiamo l'onore di vedere. La pista di Oxide, va bene, dai, sì, posso, così posso conoscerla, giustamente, perché no, perché allora, io, perché se non vi ricordate, sempre, anche se non avete visto che sai che si giocate, vi dico che in che si giocate, la pista di Velo, che è antagonista, quindi boss finale, era totalmente, era tipo una pista a parte, letteralmente a parte, non è che era in un mondo. Non ho per tu quando affrontare il boss finale trovare quella pista lì subito, così qui tu dovevi sapere la pista, conoscere la pista già lì mentre stai affrontando il boss finale. Qui invece c'è, abbiamo una gara normale sulla pista, questa è la pista del boss finale, sicuro. Vai, anche questa vedo che ha tante curve dolci, tipo. Una volta lo ascolto, una volta sembrava di essere andato ad ascoltare la soundtrack di alcune musiche dei boss finali che spero di cui ho trovato questa musica in questa pista. Bella però questa. Poi scommetto che dopo Oxide mi tira le nitro. Sicuro, perché si chiama Nitro Soft. Vuoi che non mi tiri le nitro? Mio Dio! Questa qua c'è delle curve più belle di quella di prima, anche perché c'ha gli sbarramenti qui che ti impediscono di cadere. Spazio aperto! Dio mio! Io vado in automatico a destra poi. Adesso. Sì, va bene che ci sono i guardrail tipo, ma se ci vado fuori, se esco dalla pista anche con quelli, sono un genio. Madonna ragazzi, forse riesco a vincere al primo tentativo. Tiro davanti, pura! Grande sfera, questo pura! Maledetta Coco! No, non io il duo pura Coco! Beh, dopo fate conto che per... Oddio mio, come l'ho schivata! Madonna, come l'ho schivata col turbo, manco fossimo in Star Fox, oddio mio. Allora, devo aspettare di fare i riferimenti a caso. Sono i riferimenti a caso, per caso. Pensate però, dopo mi sa che farò fatica comunque per la metà boss finale, ovviamente boss finale, mi viene facile. Sarà difficile perché... Io proprio per il boss finale dovrò usare praticamente sempre il turbo, quindi sarà una cosa difficile con queste curve. Ok. La botta è lunghissima sta pista, mio Dio. Beh, cosa ci aspettavamo? Brutto sto pezzo S. Destra sinistra una ceppa. È più di poi di turbi sta pista. Chi ha lasciato la nitro lì? Dio, se cadevo adesso. Vabbè, cioè in teoria non c'è carità nello spazio quindi. Ho messo la bomba in testa, eh! Non
sono quando, ragazzi, non mi ricordo più quando è il traguardo, non mi ricordo più quando è il traguardo, non mi ricordo più quando è il traguardo. Ce l'ho fatta, il primo tentativo del ciclettone! Sì! Vai così! Adesso c'è il podio, non mi frega, adesso c'è il podio prima di filmare il boss, c'è il podio, c'è il podio. Già, già che ci sono andato a vedere che il gioco originale che Stingray, che anche lì c'erano effettivamente i filmati di pre-boss, chiamiamoli così solamente, che giustamente siccome la giocava PS1, che giustamente gli hanno rifatti proprio queste origini strane, capito? Avete, sapete presente come fanno ormai questi, queste remastered. E comunque io pensavo che ci fosse, invece c'erano, va bene. Allora, pronti a vedere il filmato del boss che non avevi visto? Sì, ok, questo. Pura e Polar al secondo e terzo posto, vai. E tu saresti un pilota? Lascia perdere. Se vuoi sfidare Oxide, prima te la dovrai vedere con me, sai? Sono il campione di questa pista e salverò io il mondo. Per una bella sommetta, ovviamente. Ok, abbiamo sbloccato un nuovo card intanto del Team Oxide, ok casino. Ok, sfida di Pinstriper, quindi questo qui è Pinstriper, ok. Va bene, partiamo a affrontare il boss. Che ovviamente è un topo, ma ci mancava. Dopo aver visto topi su almeno due piste, è normale che ci saremmo ritrovati come boss un topo. Che poi non penso che neanche sia veramente un topo, comunque sembra che si chiamasse Pinstriper Rudy adesso di originale, il nome completo. Boh, non mi ricordo, Potoroo è un animale sempre, ma sempre in australiano ovviamente, mi sembra di ricordare. Allora, dobbiamo, eccoci qui, via aria calda, giustamente. Eccoci qui, stavolta ti è, vedi. Spero di non avere, questa pista non mi rompe le palle come quella di... è pericoloso, sto dietro il boss. Qui non so cosa piste per possa lasciare, forse mi tira le bombe da dietro, siccome abbiamo visto il primato che ha tirato una bomba addosso. Allora, beh, comunque sia, poi questa pista qui, come ho già detto, non mi dà, non mi fa salire il nervoso come quella di Komodo Joe, quindi non ci sono cose che mi fanno innervosire, neanche come quella di Papu Papu, cioè questa qui è una pista, come ho già detto, che mi dà positività, mi piace, solamente che ci sono le curve che però appunto ci sono curve cieche, tipo, e ti fregano. Sì, suona pure. Ecco, probabilmente qui il problema sarà che i boss hanno il go-kart che va più veloce del mio. Quindi qui il problema sarà un po' più come al primo boss con Reaper Roo, a parte che vabbè Reaper Roo, la sua pista anche lui aveva le curve molto, molto belle. Ma era, sì, anche lui era veloce, ma io siccome lì in quella pista riuscivo a fare chissà che di piste. Non va bene che io lasci il troppo TNT, perché non le prendo quasi mai i boss, infatti non si è fermato. Perché sulla mappa si vede quando un personaggio prende qualcosa! Vaffanculo! Ma oh, ecco qua! Oh! Sì, mi tira le bombe da dietro! Mi tira le bombe da dietro! Mi tira le bombe da dietro, bastardo, Mio Dio, la grafica le tira! Stavo guardando le bombe per evitare di prenderle in faccia. Devo recuperare, ragazzi. No, non recupero più, mi sa che devo fare riprova. Mai più provare a prendere la scorciatoia, ragazzi. Non ci provo più a prenderla, no. No, aspettate, no, io non ce la faccio, non recupero più, gavvia. No, è una cosa impossibile se mi tirasse quelle bombe così. No, io adesso lo faccio adesso, niente scorciatoie.
Sì, buonanotte. Ok. Ce l'ho fatta prenderla! Volevo prenderla, scusatemi. Ho detto niente scacciatoia, ma la volevo prendere per una volta. Almeno lo seminiamo per un po'. Ah, sentite, sta già tirando le bombe, eh. Sta già cantando 4. Non c'è il tubo per te in questo gioco? Che a volte compare il gatto per te, a volte le bombe per te, non compare il tubo per te, no? Ok, quando vediamo questo gioco vuol dire che siamo al traguardo. Ok, io faccio finta qui, io faccio come se non ci fosse, vado veloce e non lo cago nemmeno, guarda. Veloce, ecco, vai, veloce. Faccio come se non ci fosse il treno quando cado. Quello fosse ok, in quel momento potrei cagarlo perché potrebbe raggiungermi. Qui è qui. Devo dire, no, fa finta come se non ci fossi di salto. Devo far finta quando sono davanti a un boss. Devo far finta come devo fare come se non ci fosse. E andare più veloce possibile. Queste qui sono tutte mie, non ne ha prese neanche una. Questa è mia. Tutte le DLT e pozioni che vedete sono mie. Lo sapevo che era perso, io non lo prendevo questo. No. Porca puttana. Dai. Mi devo comportare così con sta cuba. Ce l'ho fatta! Perché non ti trovo un lavoro? Dopo trofeo. Ok, perfetto. Così mi hai battuto senza i brogli. Ma non ti andrà così bene con Oxide. Chiave per i tuoi problemi. Ragazzi, okay. La chiave per i tuoi problemi, grazie. Aveva nascosta nel motore del Dovecart. Perfetto, che genio. Penso che adesso ci sono filmato. Vermiciattolo ha raccolto tutti i trofei ed è il campione del mondo. Perché ci hai messo tanto? Adesso vedrai chi è davvero il pilota più forte. Ok, abbiamo sbloccato un nuovo pilota, tra l'altro Pinstrip, per appunto. Nuovi colori, carbone, nuovo adesivo. Ok, sì ragazzi, perché ve l'avevo già detto nei primi episodi, mi sembra, quando sbatti un boss lo sblocchi qui, questo gioco. Ok ragazzi, allora prima quindi adesso di andare a completare la cittadella, siccome il gioco ci ha
teletrasportate praticamente qui avanti, qui davanti al boss finale. Adesso ragazzi proveremo a fare il boss finale battendolo per la prima volta. Poi andremo a completare la cittadella e poi vedremo di fare tutto quello che c'è da fare oggi.